volevo ringraziare innanzitutto tutti, ma dire anche che noi daremo un seguito, come stesso facciamo, a queste cose, perché proprio che abbiamo parlato con Loredana, tra l'altro noi speriamo ritornerà, possa ritornare al Senato, facciamo questi auguri, io oltre l'augurio gli do pure il voto, quindi insomma è un augurio concreto, perché al Senato voto lei, alla Camera voto un'altra forza politica abbastanza simile, diciamo, sui temi ambientali, però 5 Stelle, cioè non è un mistero, è pubblico che io voto 5 Stelle e Liberi uguale da De Petris. E credo che noi dobbiamo lavorare poi perché qualunque sia il risultato delle elezioni, qualunque siano le cose, dato il livello, diciamo, di difficoltà, ecco così, della classe politica, noi dobbiamo su alcune cose imparare a organizzare meglio, sai, questo è il mio compito in questi anni, la società civile e il mondo delle imprese responsabili, chiamiamole così, perché in certi casi per ottenere risultati bisogna scrivere alcuni emendamenti, fare una campagna di mobilitazione e poi obbligare il Parlamento a votare, questo è il sistema. Io l'ho dovuto fare per l'isola di Budelli quando l'ho voluta salvare, ho fatto una campagna nazionale, ho fatto cambiare la legge, dopo la legge, poi sono andato al Ministero, poi sono andato al Demanio e sono stato attento a tutti i passaggi. No, l'abbiamo fatto su un versante totalmente diverso con l'arte edizione napoletana, che era incagliata a 10 anni la proposta, abbiamo organizzato, abbiamo creato una mobilitazione e siamo riusciti ad arrivare a un risultato. Quindi mentre si va a votare per esprimere i nostri delegati o tentare di esprimere, visto che abbiamo poca possibilità di scelta, perché abbiamo preferenze, non abbiamo manco il voto disgiunto tra collegio uninominale e proporzionale, comunque poi cambieranno di nuovo la legge elettorale, tanto fa schifo pure questa. Quindi in ogni caso nel frattempo che comunque esercitiamo il nostro diritto di cittadini elettori, dobbiamo esercitare anche il nostro diritto di cittadini protagonisti, quindi le altre attività si svolgono lo stesso, se non è che basta votare. Si cerca di organizzarci per ottenere dei risultati. Quindi quando sento dire tutte queste cose, io spero che imprenditori responsabili, non solo Gianfranco, ma anche la tua bellissima amministratrice delegata, dobbiamo fare in modo di strutturare, magari con l'aiuto di, non lo vedo più quello del Politecnico, ah, sta là fuori, di competenze eccetera, dire ok, ci serve questo, cosa ci serve nella finanziaria che si approverà alla fine del 2018, servono 3 norme, facilitiamo questo, facciamo questo, uno si concentra, poiché comunque sia il Parlamento sarà eletto, una parte saranno abbastanza, come dire, originali come parlamentari, quindi non materialmente strutturati, non avranno grandi idee di cose da fare, perché non lo sanno manco loro come mai si sono trovati là. Noi cerchiamo di dargli una motivazione, cioè visto che non abbiamo la capacità di decidere prima, perché è un casino la selezione del personale politico di questo paese, però una volta che sono eletti, quelli comunque una caspita di cosa devono farla. Se noi gli diamo una missione, vi garantisco, non che riusciamo a fare tutto, perché poi ci sono le lobby, perché questo lavoro che vi propongo a voi è lo stesso che fanno le lobby dei fossili, delle armi, eccetera, con ben altri mezzi e con ben altri modi. Quelli pure vedono chi sono eletti, questi sanno qualcosa, molti non sanno granché, allora gli danno la missione e gliela danno con altri metodi neri. Allora noi cerchiamo di fare una lobby bianca, forse anche verde, però almeno bianca come candore, allora, perché quella nera funziona sempre, state sicuri che è sotto qualche posto, perché poi questa debolezza della politica, voi dovete capire questo, porta a una grande permeabilità, nel senso che non avendo tradizione, non essendo strutturati, non avendo un radicamento sui territori, non avendo collegi, non sapendo, perché quelli fanno il cambio a casacca, non perché sono cattivi, ma perché sono talmente leggeri che non avendo da rispondere a 10.000 persone, 30.000, 50.000 che ti hanno votato, loro possono cambiare da un posto all'altro con leggerezza. Allora questo è il grande problema attuale, però poiché le lobby se non le usano, usiamole anche noi. Quindi da queste cose che ci siamo detti, mettetevi un po' a lavorare del Politecnico, poi vi mettiamo anche un po' di cose giuridiche che sappiamo fare pure noi, non c'è problema, la De Petris è da anni in Parlamento, io qualcosa ho fatto anch'io, e quindi vi aiutiamo a mettere, però vediamo cosa serve e cerchiamo di puntare alla fine dell'anno, qualunque sia il governo, tanto il Parlamento, per quanto possa andare da veloce, almeno un anno stanno sicuro, quindi quella, la finanziaria di fine anno, cerchiamo di ottenere 2-3 emendamenti pratici in modo che facciamo dall'esterno quello che prima io lo facevo prima da ministro, adesso cerchiamo di imporre ai ministri e ai parlamentari quelle 3-4 cose utili che secondo me ci stanno
alla fine possono avere un consenso anche trasversale, perché chi è, cioè tutti dicono sì. Il problema adesso qua non è che dobbiamo cominciare a dire cose green, tutti dicono che sono green, il problema è farle quelle cose, perché adesso siamo in una fase in cui apparentemente sono tutti ecologisti. E allora il problema, la differenza è se poi si fanno delle cose o no. E questa materia dell'elettrone è una materia che possiamo far andare avanti, e io sono convinto che non solo questo convegno, ma tante altre cose che potremo fare insieme ci possono portare a vincere. Grazie.